Io ero preparato a essere becco di un uomo. Ma non di una biondina. Ma com'era? Bella, eh? Bella. Sì, eh. Meglio della Titti. Ma sì. Eh sì, perché con la vigliacca se deve scegliere anche belle. Però vi dico la verità. Quando mi sono trovato a vedere quel groviglio di tette, di culi, di cosce, beh, dico, quando ho visto questa scena ho avuto un senso di nausea. Proprio il marchio della depravazione, del vizio, di una cosa. No, vi dico la verità. M'ha fatto proprio schifo. Schifo. No, eh? Sì. Certo. Ma dov'è oggi il confine tra il vizio e la normalità? Tutto è talmente incerto, discutibile. L'unica cosa sicura è che io mi ci sarei tuffato. Anch'io. E te, Melandri? Sinceramente, Mascetti, valutando che non sono occasioni che si presentano con troppa frequenza, e l'orgoglio di imporre contemporaneamente a due donne la virilità del maschio, io mi ci sarei fiondato. Ecco. Allora vuol dire che io sono rincoglionito. Sei sulla strada.